ci farà Conte sapere. Sarà un mero esecutore. Non mancherò. Conte no, sarà un no, mero non esecutore. Non ci sono meri esecutori. Quale sarà il rapporto se non quello di esecutore del contratto? Un rapporto fisico diretto. Sarà, potrà essere indipendente dalle decisioni che prenderete lei. Dovrà essere indipendente, ovviamente si parla di una maggioranza politica e quindi sono scelte. Noi rispondiamo ai cittadini italiani. Senta Salvini, invece sulla squadra di governo sappiamo che certo non può anticiparci nulla, ma lei ci sarà dentro. Può essere, io ho sempre detto che sono a disposizione. Ma ha dovuto cedere su Savona? Perché vuoi cedere su qualcosa o su qualcuno? Perché insomma preoccupava un po' il Ma non core, mi risulta no? Che ci siano veti su nessuno. Non ci sono veti quindi? Non mi risulta, io però non ho parlato né col premier incaricato né con potenziali ministri che verranno scelti, io ho solo letto come tanti altri, invito chi ci guarda a fare il curriculum vitae del professor Paolo Savona. Ho letto alcuni suoi libri, ho seguito alcune sue lezioni e mi sembra persona di assoluto suo spessore. Nome quello. Come ministro dell'economia per voi sarebbe una soluzione altrettanto valida? No, non siamo lì a, punto di vista a occupare nomine, sono persone di assoluto livello. Se è una colpa aver detto che alcune scelte dell'Europa erano contro l'interesse nazionale italiano, questo è un merito. Meloni che ha detto il centrodestra è un'esperienza chiusa, l'ha oggi in un'intervista sui giornali. Sto leggendo molto poco le interviste, dico solo che se sto facendo quello che sto facendo, se ci sto mettendo l'impegno che ci sto mettendo, è perché gli alleati del centrodestra mi hanno detto vai, quindi non ha tradito vai lei. E fai. Chiedete a Berlusconi o alla Meloni se hanno cambiato idea. Io sto facendo quello che sto facendo per il bene del paese e solo e soltanto nel momento in cui gli alleati del centrodestra, che io continuo a ritenere alleati, mi hanno detto, ed è agli atti ovunque, Matteo vai e provaci. Però faranno opposizione alla legge. Che voteranno. Speriamo di portare in aula provvedimenti tanto interessanti ad avere il voto anche degli altri. Ragazzi, mi fate entrare. Ci rivediamo alle elezioni amministrative del 10 giugno che vinceremo insieme. Ma alle consultazioni con